Aveva rapinato un ristoratore in via Ugo Foscolo e picchiato un giovane che passeggiava in viale Europa per derubarlo di un ciondolo d'oro. È stato arrestato nel pomeriggio di giovedì dalla squadra volante della Polizia di Stato un giovane di origine palermitana, residente a Viareggio, pregiudicato e destinatario di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca per il reato di furto aggravato. Il ragazzo è stato identificato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e al lavoro della polizia scientifica e adesso si trova presso la casa circondariale di Lucca. Sempre al San Giorgio si trova il 55enne di origine romena, fermato dai carabinieri sempre nella serata di giovedì in passeggiata a Viareggio. L'uomo dovrà scontare 5 anni di reclusione, già destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere per furto, rapina e lesioni, è stato segnalato alle forze dell'ordine mentre dava in escandescenza in passeggiata. Sul posto sono intervenuti due equipaggi dei carabinieri che non senza fatica sono riusciti a calmarlo e a farsi dare le generalità. Dalle verifiche è emerso che il 55enne aveva modificato i documenti per sottrarsi alla giustizia. Nel corso della stessa serata, i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato due magrebini di 24 e 23 anni pizzicati con uno scooter rubato.